questo evento che andrà in live streaming sulla piattaforma digitale di IZ'Art giovedì 28 ottobre alle ore 20, è un evento ideato e prodotto da Magister Art, che è una società nella quale svolgo la direzione artistica, e è una società che da qualche anno si occupa di valorizzare con attività di carattere contemporaneo, filmico, espositivo, mediale, il patrimonio artistico italiano. Nel team di lavoro, oltre a me, ci sono Alessandra Costantini, Tilbe Cucucionder, Elena Jovanovic, Renato Saporito che è il produttore, Fabrizia Maselli e tante altre figure di giovani e meno giovani che costruiscono questo dialogo di interfacce contemporanee con l'antico. Nello specifico l'evento live che proponiamo nel 28 è stato pensato come una sorta di ritorno, in una sorta di Ulisse che torna a casa andando a pedinare con la macchina da presa Adrian Maben, che è, sapete, l'autore del grande film Pink Floyd Live at Pompeii, prodotto qua dentro, proprio nell'anfiteatro nel 1971. In questo pedinamento c'è una storia in cui lui si confida a una sorta di giornalista, e questo giornalista cronaca del presente, e in realtà poi scopriremo che non è per nulla del presente ma appartiene al passato, un po' come un passato che riaffiora in termini di ricordi, di percezione di spazi architettonici, di luoghi diciamo empatici con quella lavorazione, anche attraverso la figura di Gradiva, che era una sorta di danzatrice vestale che abbiamo cercato di poter portare dentro rispetto al grande romanzo di Jensen. Per noi questa esperienza nel Parco Archeologico di Pompei apre significativamente una pagina nuova. È come interpretare veramente qualcosa che nel parco sta in questo momento diventando un file estremamente aperto, cioè dialoghi con realtà contemporanee, rapporti con quelle che sono verità imprescindibili, cioè architettura storica, musica, cinema, fotografia, danza, cioè teatro, quello che oggi in termini così anche paradossalmente brechtiani diventa un po' il paradigma della contaminazione e della comunicazione nuova della nostra vita culturale italiana. Ma di più, il tentativo è di prendere tutto questo grande lavoro e farlo diventare, in termini così di riverbero e di eco sonora, un lavoro che possa proseguire, che possa andare intanto in tutto il mondo, portando nel modo più bello possibile il parco alla sua giusta consacrazione contemporanea.